Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi siamo qui con Stefania di B&B Academy, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Ciao a tutti. Stefi, allora, di che cosa ti occupi nella vita e quanti anni hai? Allora, ho 35 anni, sono un'imprenditrice digitale, quindi mi occupo principalmente di e-commerce, in particolare Amazon, quindi negli ultimi anni ho svolto questa attività. Però di business ne ho fatti veramente tanti online, quindi dal trading online al dropshipping, avviare un mio store, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ho una vaga esperienza, non vaga mica tanto, ho un bel po' di esperienza su quello che sono i vari business, insomma, da avviare in maniera poi da automatizzare. Devo dire che questo delle case è il migliore. Ottimo, mi fa piacere. Quindi hai preso tanti corsi nella tua vita, immagino. Sì, molti, sì, moltissimi, E se dovessi assolutamente. paragonare B&B Academy ad altri corsi che hai fatto, come lo posizioni? È il migliore in assoluto, ma più che altro, vabbè, ovviamente il valore del corso, i contenuti è alto, però poi tutto il resto che c'è dietro, quindi l'assistenza sia su Telegram, dove c'è Oreste Mitico che è sempre presente, risponde a qualsiasi cosa, il gruppo di Milano, poi ho avuto modo di conoscere anche i ragazzi di Napoli, del gruppo di Napoli, insomma, è bello perché davvero in qualsiasi parte d'Italia, volendo, si può stringere delle collaborazioni, è un gruppo attivo, molto attivo, mentre in tanti altri corsi poi c'era sempre chi alla fine mollava, eccetera, eccetera. E quindi poi ecco, un'altra cosa è che in altri corsi mi è capitato di ricevere le consulenze con persone che magari avevano iniziato da pochi mesi ed erano state delegate poi a fare le consulenze, però non avevano una reale esperienza, mentre io, vabbè, con te ne ho fatta solo una, però l'ho fatta con te, quindi insomma questo Certo, anche è meglio di importante. così non si può. Certo. Ad oggi la tua occupazione principale è affitti brevi e basta o è affitti brevi più uno dei business che hai elencato prima? Affitti brevi più ancora tutto il resto che sto ridimensionando un po', perché comunque il business di Amazon è un business sempre in evoluzione, insomma è più complesso, è molto più complesso, quindi no, lo sto ridimensionando, ma lo terrò, voglio espandere anche il discorso delle case, però lo tengo per adesso, sì. Riesco a fare entrambe le cose, sì. Se dovessi sceglierne uno, però, dici, guarda, posso sceglierne solo uno, l'altro lo devo mollare, quale sceglieresti? Le case, assolutamente, ma perché il ritorno dell'investimento è molto più veloce, è quasi a rischio zero, perché insomma io, vabbè, sono partita col subaffitto in zone tra l'altro periferiche di Milano, quindi non in centro, sono sempre piena, quindi non c'è stato ancora mai un mese in cui io ho chiuso sotto, ecco, mentre insomma con altri business, anche il mio comunque, ha un ritorno molto più lento e non è certo, e il rischio di andare in perdita è elevato. Chiaro, magari un prodotto è un trend di mercato tipo il fidget spinner che è già scomparso dalla memoria di tutti, mentre il turismo è quello da decenni, è impossibile che una città Esatto. come Milano o comunque città italiana passi di moda, quindi. Sì, ma poi quello che mi piace è che è molto dinamico, perché appunto andare a fare gli appuntamenti, cioè io sono abituata, non so, i fornitori, no, alcuni non li ho mai visti, i corrieri, ho un magazzino a Rimini, ma non ho mai visto nessuno, cioè gestisco tutto veramente da dietro a un computer, il che è bello per carità, ma dopo tanti anni pesa, perché comunque insomma, è poco dinamico, no? È tanto di testa, ma poco attivo. E invece io sono una persona molto attiva e quindi sentivo proprio l'esigenza anche del contatto umano. Tu avrai visto, io scrivo tutto il giorno nel gruppo, cioè sono una chiacchierona, quindi questo mi piace tanto, questo aspetto. Andare a fare gli appuntamenti, vedere le case, arredarle, insomma, mi piace molto. Ottimo. Creativo. Non si dovrebbe chiedere, ma fascia d'età, diciamo così, che età siamo? Mia, Sì. 35 anni. Ok, no, per far capire giustamente a chi ci segue che insomma, hai ottenuto quello che stai ottenendo nonostante la giovane età. Ottimo. E dove operi ad oggi? Allora, ho due immobili in subaffitto a Milano, e uno da Affori ed uno in zona San Siro Bisceglie. Ho preso in gestione da poco una casa a Capri, che partirà penso per marzo-aprile, adesso c'è qualche sistemazione da fare,
e niente, sono in trattativa per altre gestioni e vediamo un pochino. Ne avevo una che ho preferito lasciar perdere, erano 4 appartamenti in una zona molto buona di Milano, però col proprietario poi alla fine ho deciso che non avevo bisogno di quegli appartamenti e di dedicarmi ad altro. Ecco, la cosa bella di questo business è che c'è talmente tante opportunità che comunque puoi scegliere, cioè puoi scegliere. Assolutamente, assolutamente. A un certo punto è bene anche fare selezione quando si inizia ad avere l'opportunità di farlo. Ottimo. Come gestirai la casa a Capri, che è comunque diametralmente opposta rispetto a dove vivi, Milano? Sì, allora io vabbè, lì sono un po' di casa, nel senso che ci vado in vacanza da tanti anni, più volte all'anno, quindi ho le mie conoscenze. Sicuramente quando lo avvio voglio essere presente io a fare i primi check-in, a controllare. Io sono molto maniacale, quindi devo avere il controllo. Non è una cosa indispensabile, perché in realtà le persone che ho trovato che mi daranno poi una mano sono molto affidabili, però io all'inizio voglio essere in prima linea. Sì, sì. Ottimo, ottimo. Poi dopodiché, quindi sarà sempre check-in fisico delegato o automatizzerai il check-in con qualche dispositivo? Non ho ancora deciso, nel senso a Milano faccio self-check-in, cioè proprio veramente avrò fatto 2 check-in da quando ho iniziato. Siccome lì la clientela di un target alto pagherà parecchio, ci sto pensando, vediamo, non okay. Lo so. A Milano 2 check-in intendi 2 check-in dal vivo, non 2 check-in totali? Sì, sì, dal vivo, okay. Esatto. E uno potrà pensare, questa ha fatto 2 prenotazioni. No, no, assolutamente, assolutamente. Ok, tutto automatizzato. Fantastico. E come sei venuta a conoscenza del corso, quando l'hai preso? Uno magari dice, questo ha preso il corso 3 anni fa, o non lo so, dacci un lasso temporale, non lo so neanche io, sono onesto. Allora, in realtà grazie a un mio amico, che lui me ne ha parlato tanto del tuo corso, lui non ce l'ha il tuo corso, però vedeva, ti seguiva e quindi mi fa, se visto che vuoi un po' ampliare i tuoi business, vuoi tornare a essere un po' più attiva, perché non inizi questa attività? Cioè, questo ragazzo mi ha parlato tanto di te e io devo dire la verità che già da febbraio dell'anno scorso volevo 2022. Comprarlo. Sì, okay. Volevo comprare il corso e volevo iniziare. Poi però, insomma, avevo tante cose da seguire nei progetti e quindi non avevo il tempo fisicamente poi di farlo. A settembre alla fine mi sono decisa e l'ho comprato. E il 1° di ottobre stavo firmando per il mio primo contratto, insomma. Fantastico, quindi diciamo un mese da settembre 2022 già hai acquisito la prima casa. Esatto. Ottimo. Quindi ad oggi, per riassumere, quante case hai? 3, giusto? Tra l'altro a marzo mi arriva anche un altro appartamento in gestione che è della proprietaria del mio secondo appartamento. Lei lo affittava agli studenti e mi ha chiesto poi appunto se volevo occuparmi io, ovviamente c'è in corso una ristrutturazione, e quindi in realtà quanti sono? 2, 3, 4 saranno. 4. Sì. Quindi 2 sub e 2 PM. Esatto. Ottimo. Il piano è di espanderti o vuoi rimanere bene o male su questa cifra? No, no, voglio espandermi, devo andare a vedere anche un immobile in Sicilia, vicino Mondello, e il mio, cioè, a me piace tanto viaggiare, ecco, un'altra cosa che mi piace tanto di questo lavoro è che, ok, sì, viaggio, non so, sono andata a Capri 2 volte a gennaio, sempre per l'immobile, però a me piace anche andarci proprio perché è una località di vacanza anche, no? E tra l'altro in inverno è ancora meglio che d'estate, perché veramente c'è poca gente, bellissimo. E quindi, ecco, io vorrei avere immobili in ogni regione d'Italia. Sì. Ottimo. E preferisci la sublocazione o il property management? Visto che devo dire la verità, la sublocazione, perché ho completa gestione di tutto quanto. Sono una persona che ha un po', come ti dicevo, mania di controllo. Ho un carattere forte, quindi scendere a compromessi per me è un po' complicato. Lo faccio, se ne vale la pena, dipende da chi c'è dall'altra parte, però preferisco la sublocazione perché sono un po' più indipendente, questo sì. Però anche il PM assolutamente è un'ottima opportunità ed è secondo me poi quella che ti fa veramente scalare tanto il business e quindi ovviamente cercherò immobili anche. Fare un po', giusto equilibrio, ottimo. E come ti sei approvvigionata di questi immobili? Cioè, come sei arrivata a conoscere i proprietari di queste case? Allora, il primo l'ho contattato su subito.it,
avevo visto l'annuncio, gli ho mandato un messaggio scritto un po' bene, insomma, con tutte, come spiega nel corso i vantaggi, eccetera, eccetera. Ho estrapolato delle cose che tu dicevi nel corso e le ho messe in un messaggio. Questo messaggio, tra l'altro, era un sabato sera, io ero in un locale, ho detto, vabbè, lo mando. E mi scrive il proprietario, mi fa, sentiamoci. Io subito mi lancio fuori dal locale e niente, gli ho parlato e il giorno dopo, che era domenica, sono andata poi a vedere l'appartamento e tra l'altro poi ho scoperto che la stessa mattina era andato un altro ragazzo e alla fine però il proprietario l'ha dato a me. Ottimo, fantastico. E le altre case invece come sono arrivate a grandi linee? La seconda, chiamata a freddo, quindi quella a Bisceglie, ho messo l'annuncio su Idealista, ho chiamato e la proprietaria era interessata. All'inizio non aveva ben capito, nel senso, affitti brevi, in che senso, eccetera. Però poi dopo ci siamo viste e anche lì subito ho firmato. Ha capito. Quindi niente conoscenze, sai? Spesso mi dicono, ah sì, sicuramente conoscerà qualcuno. Sì, allora, per la casa di Capri sì, è arrivata tramite conoscenze. Però anche lì non è scontato che quando ci sia un passaparola poi vada tutto a buon fine, perché comunque è stata una trattativa impegnativa ugualmente. È vero, ci può essere passaparola, però poi comunque bisogna essere anche capace a concludere. Certo. E quindi sì, anche l'altro appartamento era arrivato tramite passaparola, per esempio, io poi ho preferito, cioè gli altri appartamenti erano 4 e io poi dopo ho preferito non prenderli, quindi non è così scontato. Non è scontato. Diciamo, su 4 appartamenti il 75% arriva da chiamate sui vari portali, il 25% da un passaparola, quindi conoscenze. Esatto. No, sì. Ti ho fatto questa domanda per far capire alle persone che assolutamente se uno ha dei contatti ben vengano e che devono essere sfruttati, però spesso mi dicono, ma io non conosco nessuno che ha immobili, non conosco nessuno nella città dove voglio operare, non è assolutamente indispensabile, perché anzi la quasi totalità delle case che io gestisco, anche nel tuo caso, arrivano da chiamate ad agenti immobiliari, chiamate a proprietari e via discorrendo. Fantastico. Quando hai preso il corso, qual era il tuo obiettivo? Era, non lo so, voglio avere una rendita extra con le case, voglio puntare il tutto per tutto. Quali erano gli obiettivi che ti eri prefissata? L'obiettivo che mi ero prefissata era principalmente di avviare un nuovo business con però un cash flow un po' più veloce, ok? Quindi un ritorno più veloce sull'investimento e obiettivamente, anche se in subaffitto magari ci vuole, non so, quei 3-4 mesi, 5 mesi, dipende, ma è comunque pochissimo. Cioè, quale attività ti fa rientrare del tuo investimento? Certo, in 3-4 spesso mesi? Ci vogliono anni prima di rientrare dell'investimento. Sì, sì. Fantastico. Quali sono più o meno, se lo vuoi dire, i guadagni che generi grazie a questa attività, grazie ai vari immobili? Adesso uno deve ancora partire, quello a Capri, da quello che ho capito, quindi forse ci puoi parlare più della sublocazione. E anche l'altro che sarà in zona, sempre Milano, Viale Padova. Deve ancora partire, sì, chiaro. Sì, su quelli invece tu dici come fatturato degli appartamenti? Sì, cosa generi, anche magari il netto che ti metti in tasca, insomma, un po' di numeri che possono eventualmente interessare. Sì, allora, diciamo che io sono partita con prezzi abbastanza bassi per far prendere recensioni, eccetera, eccetera. Comunque siamo sempre sui 3.000 euro di fatturato. In periferia? In periferia, sì. E ho un tasso di occupazione dall'80 in su, anche 90 ho avuto, sì, a dicembre, eccetera. E per quanto riguarda il netto, lì dipende un po', perché il primo mese ho speso veramente tanto per le pulizie, perché mi sono affidata alla prima impresa che ho trovato, e quindi, diciamo, come guadagno siamo sui 500 il primo mese. Adesso adesso ho trovato un'altra impresa con cui ho fatto un altro accordo, quindi siamo sulle 700-800, sì. Ok, perfetto. E sono mesi, diciamo, invernali di avviamento, con poche recensioni, con errori, quindi sicuramente con la stagione estiva inizierai a guadagnare di più recensioni, avrai affinato il business. Assolutamente, sì, sì. Ottimo. Hai mai usato l'assicurazione che ti dà Airbnb per qualche problema? E come ti sei trovata in caso? Allora, sì, l'ho avuta per... vabbè, non c'erano dei danni, per fortuna. Si trattava solo di un discorso di un appartamento lasciato dall'ospite in maniera veramente sporca, eccetera.
ho mandato il preventivo, poi devo dire la verità, io non è che ci sono stata dietro più di tanto a insistere, perché in quel momento stavo facendo i lavori per il secondo appartamento, quindi ero sempre via, a seguire i lavori, ci sono state, diciamo, un po' di cose, problematiche da risolvere, quindi io non ero, cioè, non mi sono concentrata, sicuramente ho sbagliato qualcosa. Morale della favola, Airbnb mi ha mandato 50 euro di rimborso, mentre invece avrei potuto ottenere sicuramente molto di più standogli un po' più addosso e mandandogli anche altre documentazioni che avevano richiesto. Io ho fatto la cosa molto velocemente, però non avevo tempo di stare lì. Però, Effettivamente, tu quanto hai pagato poi queste pulizie extra? ma alla fine le ho pagate uguale, Ah, perché quindi sono 50 euro gratis, diciamo. sì, alla fine le ho pagate uguale perché appunto con questa impresa abbiamo un accordo, abbiamo fatto un forfait in realtà. E quindi, però io insomma ci ho provato anche perché No, hai fatto benissimo, veramente, però ma uno potrebbe veramente. dire, caspita, ha ricevuto 50 euro, magari le ha dovute sborsare 200 e ha perso soldi. No, in realtà ci ha guadagnato comunque. No, sì, esatto. Ok, ottimo. E se dobbiamo dire la cosa peggiore che ti è capitata, che un ospite che ti ha fatto dentro l'immobile è sempre questa sporcizia elevata o è successo qualcosa di più grave? Sì, anche vabbè, un check-in ritardato, nel senso che non usciva più e vabbè, lì, diciamo, ho chiamato i carabinieri, sono intervenuti e lui è uscito, quindi insomma, avevo iniziato da poco, quindi vabbè, io poi non è che ho un carattere tranquillo, l'ho gestita in maniera anche abbastanza un po' strong, però questo non rispondeva al telefono, rispondeva ai messaggi, ho chiamato il bimbino, non rispondeva neanche a loro, alla fine ho dovuto chiamare i carabinieri, Ma però stava loro sono... dormendo, cosa stava facendo questa persona? Sì, stava dormendo, mettiamola così, diciamo che era un po' in after da qualcosa, da una serata, Non da... è che non voleva uscire perché voleva occupare abusivamente la casa, No, ma va, no, era no, no, no. alterato da qualche sostanza, possiamo dire così. Ok, ottimo. Ma ecco, quello lì di cui hai mandato la foto che poi era collassato fuori dal palazzo? No, non ero io, era un Ah, altro era un ragazzo. altro, Beh, la situazione era simile. Solo che quello è proprio collassato, questo era solo rintronato, sì. perfetto. Rispetto a quando hai pubblicato gli annunci, parliamo di due annunci già online, dopo quanto tempo hai ricevuto la prima prenotazione? Subito. Cioè, io il primo, vabbè, l'ho avviato il 20 di ottobre e ho riempito poi tutto. Da lì, no, forse ho pubblicato il 20, ma il 24 ho aperto le date perché c'era lo shooting fotografico da fare, eccetera, riempito dal 24 al 31 e via. Il secondo, il 30 di dicembre ho pubblicato l'annuncio, perché appunto c'è stato un po' a finire i lavori, tutte le varie cose, quello l'ho pubblicato prima di fare lo shooting e poi ho ricevuto già subito la prenotazione per il 31 e era già pieno per i primi di gennaio anche, sì. Fantastico, Subito, cioè, dicevi, immediato. ah, sì, bene o male, è più raro sentire che la prenotazione arriva dopo giorni rispetto al sentire che la prenotazione arrivi nell'immediato. Ci si deve mettere d'impegno per non riceverla subito, secondo me, una Sì. prenotazione. Fantastico, dicevi, hai automatizzato tutto su Milano, corretto? Sì. Praticamente ho messo delle master lock in sostanza, mando dei video ai clienti, utilizzo il channel manager, quindi poi dopo i documenti vengono inviati direttamente sul gestionale, io devo solo convalidare e poi cioè viene inviato tutto in automatico alla questura e ai flussi turistici. Quindi diciamo, quanto tempo ti occupa, tolto il cercare nuovi immobili, per gli immobili che hai già, un singolo immobile, quanto ti occupa all'interno della tua giornata? Ma ormai pochissimo, perché comunque si tratta solo di andare poi, ovviamente vabbè, vado a controllare, sempre che sia tutto a posto, faccio dei sopralluoghi in sostanza, però poi dopo basta. Un'ora al Infatti io giorno? 2 ore all'inizio, al giorno? sì, ma neanche tutti i giorni, cioè non è che vado tutti i giorni a controllare, cioè all'inizio sì, allora all'inizio diciamo che ci vuole un po' più di attenzione, va via un po' più di tempo perché comunque devi seguire tutta una serie di cose, però non è che parliamo di 8 ore al giorno, parliamo comunque, cioè, non so, 3-4 ore che stai lì.
quindi cioè, non è un lavoro che non è fattibile con altre attività, anche perché appunto io ce l'ho e quindi se no per me sarebbe stato impossibile. E, attualmente sì, anche un'ora al giorno, ma neanche, perché poi le prenotazioni non è, cioè io non faccio una notte, quindi ad esempio mi capita spesso che prenotano anche 3, 4, 5 giorni, 10 giorni. Quindi poi lì si tratta. Ti dimentichi della casa per tutta quella, per tutta la durata del soggiorno, si può dire così. Esatto, sì. Sì, poi devo dire che all'inizio ero un po' in dubbio sul fatto del self-check-in per le recensioni, infatti proprio i primi due check-in li ho fatti io. In realtà ho visto che non è vero, cioè i clienti basta, anzi loro sono più contenti perché possono arrivare quando vogliono senza lo stress dell'host che gli dice quando arrivi, quando non arrivi ti faccio pagare di più, ti faccio pagare di meno, cioè no, loro sono più contenti, l'importante ovviamente è sempre essere presenti ad ogni loro richiesta. Cioè mi è capitato, non so, non va il telecomando, gli ho portato il telecomando nuovo, ecco queste cose qui, certo, però ho tutte ottime recensioni. Oh, ecco, che media hai più o meno? Ah, su Booking ho 9.6. Dovrei avere 9.6, 9.4, ecco. Su Airbnb sono un po' più bassino, ma perché ricevo meno prenotazioni su Airbnb, perché sono sempre piena da Booking. Cioè, quando ho lanciato, l'appartamento, sia il primo che il secondo, avendoli pubblicati su entrambi i canali, cioè Booking mi ha riempito praticamente tutto, e quindi vabbè. E sul primo appartamento ho un 4.6. Okay. È bassino, sì, però. Su 5, anche perché ci sta seguendo, si parla comunque su 5. Diciamo, noi siamo abituati a degli standard altissimi dove 4.6, 4.7 è poco. Uno da fuori diciamo come 4.7 su 5 è ottimo, però abbiamo degli standard molto alti. Noi. Sì, è poco, però diciamo che c'è quello che non ti lascia la recensione, c'è quello che poi meno prenotazioni rispetto a Booking. Poi c'è stata una prenotazione, non ho capito perché, mi ha messo un punteggio basso, nonostante però ha scritto che era tutto perfetto. Insomma, ci sono anche questi casi umani, i famosi casi umani che ogni tanto troviamo, perché giustamente stiamo andando comunque a lavorare con il pubblico, cioè un lavoro dove non è che lavori te con tua nonna, lavori con persone che arrivano da tutto il mondo, di tutte le età, di tutti i ceti sociali, quindi il pazzo ti capita sempre, succede anche a me, tutto perfetto, grande, poi vai 3 stelle, 4 stelle, ma come, era tutto perfetto? Per la quinta stella, non lo so, volevano qualcuno che massaggiasse i piedi, forse, non lo so. No. Ok, ottimo. Passiamo all'ultima fase della testimonianza di questa intervista, che sono domande principalmente sul tuo rapporto con il corso. Ne hai fatti tanti, quindi sicuramente puoi darci, insomma, il tuo feedback vale, hai esperienza lato corsi. Lo consigli B&B Academy e perché nello specifico? Tu avevi magari esperienze pregresse nel settore degli affitti brevi? Allora, io non ho esperienze, cioè non avevo esperienze, però ho delle mie conoscenze, diciamo, che lo fanno questo da tanti anni, con immobili di proprietà, ok? E quindi, cioè, non so come dire, ho visto proprio il fatto di prendere un corso ti fa partire con una marcia in più. Cioè, proprio non c'è storia, ti fa partire con una marcia in più. E ovviamente, cioè, tutte le pratiche, tutte le cose varie che bisogna fare per questo business, io non avevo assolutamente idea. Chi, diciamo, conoscevo che faceva già questo, neanche più di tanto. E quindi, cioè, è proprio stato molto importante per me andare a capire bene tutta la parte burocratica, poi anche il supporto nel gruppo per qualsiasi dubbio, perché poi ovviamente siamo in Italia, quindi ogni comune ha le sue. Io lo consiglio sia per i contenuti, sia per appunto iniziare col piede giusto, quindi evitare di improvvisarsi come fanno molti, anche perché poi i risultati ci sono, quindi se si fa tutto bene, come viene spiegato nel corso, i risultati ci sono. Ottimo. E che cosa ne pensi della community invece di B&B Academy? Io vabbè, sono da quando sono entrata sono tipo la stalker della community sempre lì, però devo dire che è fondamentale, perché comunque ci sono persone che hanno veramente tanta esperienza, ci sono anche chi magari ha appena iniziato, chi deve ancora iniziare,
però da ognuna di queste persone si può cogliere qualcosa. Cioè, io per dire, scrivo magari anche, non so, alle 10, alle 11 di sera, c'è qualcuno che mi risponde. Questo è importante, no? Perché, insomma, non ci si sente soli. Quindi, poi, visto che tu sei andata anche all'aperitivo di BNB Academy che avete organizzato sotto Natale, sì. Sì, l'ho organizzata io quella di Natale, la cena di Natale, quella perfetto. torta. Hai visto la torta? Ho visto, meravigliosa. Magari chiedo poi alla regia di far comparire in post-produzione un Sì, grandissimo abbiamo regalo che mi avete fatto. fatto, anche se non potevo essere lì. Infatti mi è spiaciuto, però insomma ci saranno altre occasioni. E sì, poi appunto come ti dicevo sono andata a Napoli e ho fatto un aperitivo anche con i ragazzi di Napoli. No, io sono super mega, diciamo, social. Organizzatrice di aperitivi. Sì, ma perché a questi, diciamo, aperitivi, incontri, eccetera, nasce sempre comunque una collaborazione o comunque degli spunti, cioè cose che comunque servono per il business, cioè fare networking tra di noi, cioè funziona. Per esempio, adesso c'è una fiera domenica, mi pare, sul turismo, dei ragazzi di Napoli che ho conosciuto del gruppo B&B Academy, loro vengono e dobbiamo parlare per diciamo, per un appartamento che dovrei prendere anche lì, non so bene se in subaffitto o in gestione, questo sempre tramite conoscenze, però io fisicamente, per come logisticamente messo l'appartamento, ho bisogno di qualcuno che faccia le cose in maniera fisica. E quindi serve Ti tantissimo. baserai su di loro, immagino. Sì. Fantastico. Se dovessi dare un valore economico a B&B Academy per ciò che ti ha permesso di raggiungere a livello di risultati e via discorrendo, quanto saresti disposto a pagare B&B Academy ad oggi, o meglio, che valore avrebbe secondo te? Valore economico proprio. È difficile da dire perché cioè, potenzialmente comunque si può veramente andare a guadagnare talmente tanto che, cioè, non so, 10.000, 10.000, facciamo così, 10.000 No, euro. ha senso, perché quando uno va a comprare la licenza di un tabacchi, di un ristorante, via discorrendo, ti costa centinaia di migliaia di euro. Uno potrebbe dire, ah, beh, 10.000 euro, qui non hai bisogno di nessuna licenza. Le uniche pratiche burocratiche che devi fare le fai in comune gratuitamente, ti spieghiamo noi come farle, quindi ha senso, è come se No, comprassi BNB Academy una licenza. è tutto quello che c'è dietro, oltre al corso, che è poi, secondo me, il valore veramente aggiunto a tutto questo, insomma. Cioè, secondo me è un po' difficile che qualcuno possa ottenere gli stessi risultati senza il corso e senza il supporto che poi c'è, perché non lo reputo possibile, ecco. Chiaro. Ultimissima domanda è: avresti ottenuto gli stessi risultati senza B&B Academy se ti fossi applicata? No, assolutamente no, no. Perché cioè in BB Academy c'è veramente ogni strumento per lavorare al meglio. Quindi per dire anche il fotografo, adesso cioè, io lo porterò con me anche a Capri quando dovrò fare lo shooting, però è veramente bravo. Cioè, e io non avrei, cioè, mi hanno detto varie volte, vengo io a farti le foto, ho la macchina professionale, eccetera, eccetera. Poi vedevo le foto, vedevo gli annunci degli altri studenti, dicevo no, non è la stessa cosa. E quindi no, è tutto messo bene per lavorare bene. Poi ovviamente sta a noi, perché non è che basta comprare un corso e magicamente si trovano gli appartamenti e magicamente si inizia ad avere prenotazioni, però gli strumenti ci sono tutti. Certo, basta saperli sfruttare a proprio vantaggio e applicarsi. Assolutamente. Ottimo, Steffi, io ti ringrazio tantissimo. Ci autorizzi a mettere il tuo link da host nel caso qualcuno volesse prenotare uno Va dei tuoi bene. mobili? Ok, Ok. Va fantastico. bene. Allora, lasciamo qua in basso il link del profilo Airbnb di Stefania, così se volete dargli un'occhiata e soprattutto prenotare uno dei suoi mobili potete farlo. Che dire, io ti ringrazio tantissimo, ti Grazie auguro a te, un Ludo, super in bocca al grazie mille. lupo e sicuramente ci aggiorneremo tra qualche mese con un update sul tuo portfolio. Assolutamente, assolutamente. Ciao a tutti. Bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi e iscrivetevi al canale, ovviamente, cliccando il bottone qua in basso per non perdervi future testimonianze. Ciao! Ciao.